Prova sa-sa-samente. Ciao ragazzi! Ciao ragazze! Eccoci qua in un nuovo video mukbang! Con il nostro amico Panetone! Con il mio amore e il Pandoro, perché in tantissime ci avete chiesto di fare un nuovo mukbang natalizio. Eccola, e abbiamo pensato di fare il Pandoro con la cioccolata, la Nutella, anzi no, una cosa più buona della Nutella per noi che è la crema Novi. Ragazze, tra l'odore del pandoro, l'odore della cioccolata, vorrei far sentire l'odore, ma se la comprate non è buonissima. Per me questa è la più buona, è buonissima, io l'adoro. Comunque ragazze, iniziamo subito, dobbiamo fare la sfida di mangiarci tutto il pandoro, amore. Ce la faremo a mangiarlo tutto? Ci riusciamo. Vai, ce la possiamo fare. La cosa che vi consiglio per una porcata ancora più spinta, scaldate il pandoro e poi ci versate la cioccolata sopra. E in più una bella tazza di latte. Yummy! Diventa buonissimo! Dai amore, mangiamo. Dai amore, ci siamo! Prima di iniziare vi faccio vedere il mio nuovo completo Carlita Jewelry. Bracciale e collana, guardate che bello! Questo qua si chiama Winter Vibes, questa collezione, ed è bellissima perché ha una catena super brillante. Adoro, io adoro tantissimo questo completo, vi piace? Li trovate come al solito su CaritaShop.com. E adesso iniziamo, dai amore, dai. Hai fame? Adesso ti prendo il latte e ti scaldo il pandoro. Sì, vai. Ragazzi, abbiamo messo tutta la cioccolata sul pandoro, sì. Oh mio Dio, è venuta una cosa tipo da 10 miliardi di calorie, vabbè. Comunque ci siamo messi anche il latte per inzuppare la fetta di pandoro, che madonna mia. Ragazzi, fatelo pure voi a casa. Ragazzi, no, non fatelo a casa. Fatelo. No, vabbè, che cos'è? È una cosa troppo speciale, inzuppiamo pure il latte. Ci vuole un altro po' di cioccolato, troppo poco. No, ancora. Ragazzi, guardate come devi fare. Dovete prendere il coltello e pizzate dentro. Guardate come dovete fare. Decoriamo il pandoro. Una goduria. Yummy! Anche buffe. Ragazzi, noi adesso dovremmo rispondere a 100 domande, 8. Ma non è già abbastanza 8 questo? Comunque. Questo è 10, non è 8. Allora, nome, età. Già si sa. Omosessuale, eterosessuale o bisex? Bisex. Eterosessuale. Sei vergine? Disegno? No. Ah. Quante volte l'hai fatto? Ma oggi? Oggi? Abbiamo pensato la stessa cosa. A che età l'hai fatto la prima volta? 17 anni. 19. Cosa pensi della masturbazione? Una cosa ottima. No. Amore, ma si può dire questa cosa nei video? Sì. No, ma ce lo bloccano. No. Vabbè. Non lo so, però. Non lo so. Penso che ognuno può fare quello che vuole nella vita. Sì. Ti masturbi? Tutti si masturbano. Bene. Quante volte a settimana? Ma cosa? Ma cosa? Quante volte al giorno a settimana ti masturbi? Dipende dalla situazione. Cosa pensi mentre pratichi l'auto erotismo? Dai! Domande proprio troppo intime. Io non so cosa penso, ma so cosa penserò. A Dario che mangia il pandoro con la cioccolata.
troppo erotico. Hai mai masturbato altre persone? No, mai. No, mai. E di fronte a persone di sesso opposto? Neanche. Buonissima. Cosa pensi della prostituzione? Vabbè, ma chi l'ha fatto sto test? Ci azzecca prostituzione troppa. Penso che... Che pensi della prostituzione? Io penso che è un reato. Sì. Una cosa sbagliata, soprattutto perché spesso ne approfittano di alcune ragazze che vengono dall'estero e le sfruttano a fare la prostituzione. E loro non vogliono. Hai mai fatto qualcosa di spinto con qualcuno appena conosciuto? No, mai. Neanche io mai. Ha mai avuto fantasie sessuali su un membro di Tumblr? Tumblr? Ma che è? Chi è Tumblr? Un amico vostro. Tumblr. Va. Cosa pensi del sesso via internet? Che è meglio dal vivo? Cosa fa su internet? Va. Mai fatto conoscetevi. Sesso? Incontratevi. Cioè vabbè, facciamo il bis? Sì. Andiamo avanti. Alla seconda fetta, forza. Non ci perdiamo in chiacchiere. Ma tu? Cosa state perdendo? Mamma mia. Ragazzi, comprate il Pandoro. Amore, mettici la cioccolata sopra. Mettici la cioccolata. A me non mi piace prendere con le mani da qua. Vediamo che mangi la cioccolata. Amore, la devi scaldare però. A me piace più freddo che caldo. A me no. Che caldo sembra una spugna. Ma lo scaldi a me? Sì. Sentegli la fetta. Non l'ho fatto metà a me e metà a te. No, va bene, la spugna. Sono messo anche preparato. No, no, mettila. Mettila questo. La sia sessuale preferita? Cosa ti eccita? Scusa. A me mi eccita il massaggio, mi piace, mi rilasso, mi piace troppo. Ti addormento. Poi? Perché i ragazzi trovano eccitante due donne che lesbicano fra di loro? Ma... Che bello. Che bello. Ti esce, non c'è una cosa lì. Ti piace guardare quando le due ragazze... Ma perché noi per esempio, noi se vediamo due ragazzi non ci eccitiamo. Ma poi no, ma perché? È diverso, perché noi sono donne, non sono uomini. Perché voi vi eccitate vedendo due donne e noi non vedendo due uomini? È che è una cosa bella, è diversa, no? Ma vabbè, sono troppo spinte, non si muove. Perché siamo uomini che a quello trovano eccitante venire sul viso della donna. Sono i baglioni del cerino. Che è più porco, uomini o donne? È vero che gli uomini sono tutti baglioni. Ma questa non era tanto. Chi è più porco, uomini o donne? Le donne. Gli uomini. Le donne. Quando stanno fra di loro fanno dei discorsi esagerati. Dico io. Se è una top fantasia, dove preferite che l'uomo spruzzi? Cioè, mi sto male. Madonna. Massimo di partecipanti in un rapporto? Tipo squadra di pallone, 11 zero. Persone. No. Nel mio rapporto non esiste partecipanti. Posizione esiste preferita? Solamente... Che la donna sta sopra di me. Beh. Però massimo di volte di fila. 5. Dei tuoi sogni. Ti sei dimenticata? Dammi spagna spumante.
Ragazzi, io sono uno scalone. Io sto male. Io affogo tutto nella cioccolata. Dio dell'Eros. Vero. Se lo volete provare, provatelo. Ci sono. Avanzo. Ma questo c'è un fabbro. Va bene. È ottimo. Ragazzi, comprate un pandoro esagerato. Non è ancora, ma... Basta. Tu mangialo tutto. No. A meno che non ti piacciono i dolci, amore. Infatti a me i dolci non piacciono, mi piace solo il pandoro. Il pandoro. Uno dei pochi dolci. Ragazzi, a voi piace il pandoro? Preferite il pandoro o il panettone? Pandoro, diranno tutti il pandoro, che il panettone viene con le cose dentro. Ma il pandoro non si porta proprio più. Ma non so che cosa è successo, ma prima sì, no? A volte lo comprano perché per tradizione il pandoro, ma alla fine nessuno lo mangia. Davvero? Ragazzi, sto scoppiando, anche se è troppo buono, me lo mangerei tutto. Ho paura di sentirmi male. Sì. È troppo buono. Basta, non esagerare. Va bene. Se no poi ingrasso. No, ti fa male la pancia. Cin cin. Cin cin, con latte. Cin cin. Ragazzi e ragazzi, noi vi salutiamo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. E comprate se provate il pandoro provate. Scaldato con la cioccolata sopra, fateci sapere cosa ne pensate. Lasciate tanti like a questo video se volete un altro video mukbang. Il prossimo video mukbang, sceglietelo voi. McDonald's, io propongo McDonald's, che non l'abbiamo mai fatto, ma loro lo vorrebbero. 200 crocchette. No, vabbè, amore, non esageriamo, cioè bastano 6 crocchette, un panino. 6 crocchette. 6 crocchette. Ciao! Ciao!